In questo brevissimo video, sul diritto processuale amministrativo, sulla giustizia amministrativa, sulla procedura amministrativa, ci occuperemo in maniera molto sintetica del contenuto del ricorso e del problema che da esso può derivare, dei cosiddetti motivi intrusi. L'articolo 40 del Codice del Processo Amministrativo stabilisce che il ricorso deve contenere, attenzione a questa parola, distintamente gli elementi identificativi del ricorrente, del difensore e poi delle controparti, l'indicazione dell'oggetto della domanda, no, oltre che l'atto, il provvedimento impugnato e la data di notificazione, comunicazione o avvenuta conoscenza, esposizione sommaria dei fatti, motivi specifici su cui si fonda il ricorso, oltre ad altri elementi, indicazione dei mezzi di prova, indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice, sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, o del difensore, con indicazione, se è il difensore, chiaramente della procura speciale alle liti. Secondo comma dell'articolo 40, i motivi proposti in violazione del comma 1 lettera D, cioè non specifici, sono inammissibili. Se i motivi non sono specifici, sono inammissibili. Da cosa? Perché questa severità dell'inammissibilità di un motivo non indicato specificamente? E qui la questione si va ad agganciare con la prima parola che abbiamo detto. Perché la riforma del 2012, oltre ad ampliare i requisiti, stabiliva, prima del 2012, il ricorso deve contenere due punti. Dal 2012, con la riforma del 2012 del codice del processo, il ricorso deve contenere distintamente, tra le altre cose, l'esposizione sommaria dei fatti e motivi specifici. Dunque, i motivi, ma questo anche prima, devono essere sostanzialmente specifici. Questo è molto importante. E dunque chiari, specifici, sintetici, leggibili e rendono dunque l'atto leggibile come tale. Ma soprattutto devono essere distinti dall'esposizione sommaria dei fatti. Ecco, questa parola è importante. Non solo devono essere specifici, ma devono essere distinti dall'esposizione in fatto. Dunque, un'esposizione sommaria dei fatti a cui venga distinto e siano inseriti in maniera distinta i motivi di impugnazione, la causa petendi, le ragioni giuridiche per cui si impugna quel provvedimento, quell'accordo, quell'atto amministrativo. E questo quando non avviene, ovvero quando in un ricorso si contamina l'esposizione in fatto con i motivi di impugnazione, ecco la sanzione è quella dell'inammissibilità. Può capitare che un ricorso, appunto, durante l'esposizione sommaria in fatto sia contaminato, sostanzialmente siano penetrati queste ragioni giuridiche che dovrebbero essere distinte e specifiche, e invece penetrano nella prima parte dedicata all'esposizione sommaria dei fatti, generando il cosiddetto fenomeno dei motivi intrusi, come tali inammissibili. Ma ci si chiede, ma perché questa inammissibilità? Non può il giudice tranquillamente scovarli, analizzarli? Ecco, il problema è che i motivi intrusi si pongono in contrasto con dei principi costituzionali importanti. Innanzitutto col principio del giusto processo, della ragionevole durata, soprattutto della ragionevole durata e dell'economicità, dell'economia processuale, principi costituzionali che si applicano chiaramente non solo al processo civile, ma anche a quello amministrativo. Ora è chiaro che se si fa un ricorso contaminato da censure all'interno dell'esposizione sommaria dei fatti e non distinte, e questo diventa un ricorso, diciamo, più confusionario, dove è più difficile andare a scovare la causa petendi, che si va chiaramente a ripercuotere anche sul petitum. Se non si capisce bene il motivo, perché è inserito un po' da una parte, un po' nell'esposizione sommaria dei fatti, si rischia di non capire anche cosa si chiede. E questo comporta il rischio che una sentenza di tal genere, un rischio che questa confusione, fra virgolette, si ripercuota nella sentenza, il giudice omette qualche valutazione e finisce che poi la parte lesa chiede la revocazione della sentenza per errore ai sensi del 106 del Codice del Processo Amministrativo. Un giudice lo stesso si dovrà rioccupare di quella questione. Perdita di tempo e perdita di soldi. E questa è la prima ragione per cui ti dico no, separali distintamente, altrimenti quei motivi sono inammissibili e non potrai più chiedere la revocazione. Secondo motivo, si viola il diritto di difesa della parte resistente. Chi è la parte resistente del giudizio amministrativo? Di solito è la pubblica amministrazione. Se il ricorso non è chiaro, le censure sono un po' nella parte in diritto, un po' nella parte in fatto e non sono distinte bene dall'esposizione sommaria dei fatti, non solo la sentenza,
Il giudice ha difficoltà, ma ha difficoltà anche la parte resistente, che magari appunto non capendo questi motivi, non capisce nemmeno il petitum, cioè le richieste, e non si riesce a difendere bene, violazione del diritto di difesa. E in più è la ratio del legislatore. Se il legislatore ha inserito distintamente, un motivo ci sarà, perché vuole, ed è la stessa ratio dei motivi specifici, ricorsi chiari, sintetici, precisi e non confusionari. E dunque, per queste tre ragioni, sostanzialmente i motivi intrusi comportano inammissibilità del ricorso. E l'ho stabilito recentemente anche il Consiglio di Stato con una pronuncia in materia d'appalti, dove si era ricorso al TAR avverso impugnando una giudicazione provvisoria. Il TAR sostanzialmente, diciamo così, e se era poi a sua volta ricorso, la parte soccombente in TAR era andata al Consiglio di Stato. Per far valere proprio tra le varie censure proprio questa, che il TAR non aveva esaminato le censure inserite nell'esposizione sommaria dei fatti. E no, gli dice il Consiglio di Stato, ben ha fatto il TAR a non esaminarle, perché quello riguardava l'esposizione sommaria dei fatti e la legge, per tutte le ragioni che abbiamo detto, su cui la giurisprudenza è granitica e uniforme, prevede che sostanzialmente ci sia la separazione fra esposizione sommaria dei fatti e motivi di impugnazione, che non possono andare e penetrare nell'esposizione sommaria dei fatti. E questa la giurisprudenza è chiara, precisa e univoca. Dunque, ben ha fatto il Consiglio di il TAR a non esaminare, il Tribunale Amministrativo Regionale, a non esaminare quelle censure, quei motivi di impugnazione inseriti dal ricorrente nell'esposizione sommaria dei fatti e dunque coerentemente con quanto vuole la legge e con quanto vuole la giurisprudenza. D'altronde, alla base dell'inammissibilità dei motivi intrusi, abbiamo visto, ci stanno ragioni costituzionali, dunque tutela dell'economicità, della ragionevole durata del processo e del principio di economicità processuale, evitare di sprecare risorse pubbliche. Sprecare risorse pubbliche vuol dire processo di ragionevole durata e la tutela del diritto di difesa, oltre che la volontà esplicita del legislatore quando inserisce la volontà nel testo di creare una parte distinta tra motivi in fatto e motivi di tra esposizione sommaria di fatti e motivi di impugnazione.